Nabbi con un sogno, bentornati sul canale. Qui è sempre lo zio Schiri e raga, oggi torniamo con un push in Lega. Questo qua è il mazzo che sto utilizzando, quello dell'ultimo video sostanzialmente. E oggi, raga, invece, vorrei approfittare delle prime due partite. Magari parlo un po' sopra le partite, vorrei lamentare e aprire una discussione insieme a voi. Non lamentarmi di voi, ma con voi. Quindi spero mi commentiate in tanti, voglio sapere anche la vostra opinione. Come al solito, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti. Lasciate un bel like, un bel commento e direi che possiamo andare subito con la prima partita del video. Eccoci qua. In sostanza, ragazzi, ieri, come avrete notato, non ho fatto uscire il video. Non perché non abbia avuto tempo, vero che tra un po' farò le mie vacanze, adesso sono un po' preso con le varie preparazioni, tant'è che non sto facendo uscire neanche shorts. Non preoccupatevi, appena ritornerò dal Giappone, quindi dal 10 novembre, continuerò a pushare, anzi a pushare ancora più di quanto lo sto facendo adesso. Addirittura ho in programma le live, lo sapete benissimo, ai 500 iscritti ho promesso che sarei andato in live, non mi sono dimenticato, tranquilli. La vera problematica, è un'altra. Ieri in totale volevo registrare sia le partite per il video di ieri che per questo video qua, sostanzialmente. Ho fatto un totale di 40 partite, io ho 40 registrazioni sul telefono che ho dovuto cancellare, ovviamente. Le ho contate, non sto dicendo nessun tipo di bugie. 18 di queste 40 partite, quindi la metà, erano contro Pekka Evo e robe praticamente uguali una tra l'altro. Pekka Goblinstein, mongolfiera, chi aveva la mongolfiera, chi aveva il domatore, chi aveva la domatrice di ariete, chi aveva l'ariete, sostanzialmente tutto uguale. 16 partite contro MK Evo, tra MK Bait e MK Ariete, domatrice di arieti. Anzi, 17 MK, perché uno era Pekka e MK insieme, quindi facciamo 17. Le altre 6 partite che rimangono erano contro deck diversi, ok, tra loro, ma non partite idonee da inserire nel video. Vuoi che magari si arrendevano tutti con la prima giocata, vuoi che magari ci sono stati dei miss stupidi che hanno compromesso, diciamo, la partita, quindi non da inserire nel video, ecco. Morale, su 40 partite io ne ho avute buone da inserire nel video soltanto 3. Ho iniziato a registrare alle 10 del mattino, alle 17, che io dovevo andare a lavoro, quindi non avevo più tempo per mettermi lì a editare, caricare il video su YouTube, eccetera, eccetera. Avevo solo 3 partite, una contro Pekka, uno contro MK e una che era quella che aveva Pekka e MK insieme. Quali sono state le problematiche principali? Beh, punto primo, la monotonia del video. Non voglio far uscire un video dove 5 partite sono tutte 5 contro lo stesso deck. Mi annoierei a morte anch'io a guardarlo. La vera problematica è che mi sono talmente tanto annoiato nel registrare quel video che letteralmente, appena vedevo che il mio avversario lanciava Pekka o MK, io lanciavo fulmine. Per la precisione, stavo facendo un video con Gigante Leprico. Spoiler, non so se lo farò perché mi sono talmente incazzato che ho abbandonato l'idea. Appena vedevo quelle due carte giocate dal mio avversario, io lanciavo fulmine sulla terza torre perché non avevo più voglia di continuare a giocare quella partita. Questa è la grossa problematica che secondo me sta avendo il videogame in generale. Al di là del fatto che io non sia riuscito a fare il video, che vabbè, nel senso mi dispiace, ok, però anche sica. Il fatto che il gioco sia diventato così noioso è un vero e proprio problema. Cioè, il bello del videogame è quello dove ognuno di noi è libero di giocare le carte che preferisce, i mazzi che preferisce, lo stile di gioco che preferisce. Vero, sì, c'è sempre stato un metagame da seguire, ma è sempre stato un metagame ampio. Non che
o giochi Pekka o giochi MK o perdi la partita. Questo è sbagliato, è veramente sbagliato. Io spero vivamente che Supercell si svegli, perché veramente questo gioco sta facendo quittare la gente. Me ne rendo conto, sono in un clan molto importante adesso in Italia. Chiunque, anche a top livelli, 2000 medagliette, 2005 medagliette, 3000 medagliette, si lamenta di questo gameplay. Io spero che Supercell si dia una bellissima svegliata, perché è normale che quando ti trovi contro su 40 partite 20 lo stesso deck, uno spenga il telefono sostanzialmente. Sono andati a togliere quello che è il vero divertimento del videogioco, e io spero vivamente che si svegli. Comunque, ditemi poi voi la vostra, cosa ne pensate, se anche a voi capita questa problematica. Magari è il mio profilo che è sfigato e GG, non posso farci niente, manderò una lettera di reclamo a Supercell. Però sono veramente curioso di sapere la vostra, se anche voi la pensate così. Scrivetemi in tanti nei commenti. Bene, concentriamoci sul video. Intanto le prime due le abbiamo giocate, una contro Golem di Elisir, l'altra contro qualcosa di molto incredibile. Bene. Allora, qua siamo contro Mago Zap. Intanto potevo aspettare un secondino a mettere quel cannone, però vabbè, perlomeno abbiamo difeso tutto. E ok, MK, incredibile, giusto perché non ne abbiamo appena parlato. Ok, va bene, allora qua facciamo un bel tronchetto. Qua, vediamo se riesco ad attivarmi la terza torre. Oh, ok, domatore. Facciamo così. Mi sa che l'ho messa un po' storta quella, vero? Ok, ho fatto una serie di bruttissime giocate. Va bene, mea culpa. Ci fa la torre, ok, va bene. Non penso sia così impossibile da recuperare. Ok, il bombarolo poteva tranquillamente uccidere quell'MK, non so perché non sia morto. Andiamo a mettere un po' di pressure. Allora, vediamo se va di Mago Zap. No, va di Mini Pekka. Ok, adesso andrà di Mago Zap e GG. Ok, va bene. Intanto abbiamo fatto un po' di danni. Questo Mago Zap l'ha messo sicuramente a 4 di Elisir, quindi io pusho a sinistra, perché secondo me non ha tanto Elisir per poter difendere a sinistra. E infatti, buono il bombarolo, rimane in vita. Qua sono tantissimi danni, raga. Nice, sì. Ok. Buono. Con, penso, una trivella ci portiamo in pari. In più la differenza sulle torri, siamo praticamente in vantaggio noi. Quindi direi che GG. Ok, abbiamo recuperato. Buono. Anche Goblinstein, ragazzi. Goblinstein è una carta che va assolutamente nerfata. È inutile dirlo, lo stanno usando tutti. Ok, MP, perfetto, MK dal fondo, raga. Qua è la nostra chance. Andiamo di bombarolo a destra, che dovrebbe fare un po' di dannetti con lo splash. Fantastico. Ok, perfetto, raga. Qua ci siamo portati in vantaggio. Nice. Allora, iniziamo a ciclare dal fondo. Andiamo di cannone, perché sicuramente adesso andrà di domatore. Prendiamoci un tronco. Oh, ok, che sfiga. Ah, lui ha anche la fulmine. Ok, va bene, perlomeno noi abbiamo un altro cannone. Facciamo così. Andiamo di tronco e scheletrini. Nice. Ok. Ok, buona la pirotecnica, che in realtà non hitta la torre. Fantastico. Nice. Gli scheletrini sono ancora in vita. Sai cosa? Io li vado a tankare. Facciamo così. In realtà li deve difendere per forza sulla terza. Ah, ok, lui mette un MK a morire praticamente. Buoni gli scheletrini, che iniziano a fare parecchi danni. Prendiamoci la veleno. Ok, andiamo a togliere la gang. Sai che forse se non toglievo la gang, quegli scheletrini mi arrivavano a torre. magari no, però vabbè, meglio così. Ho preferito non fargli creare counter push. Ok, allora, buono così. Addirittura mi usa il mini pekka per non farsi prendere danni alla torre da uno spiritello di ghiaccio. GG, qua in teoria diamo un'altra hit, vamos. Ok, ragazzi, bellissimo recupero di partita. Andiamo con la prossima. Ok, quarta partita del video, siamo contro gameplay. Scusatemi lo sfogo, ma ne avevo veramente bisogno. E ok, guardate qua, è incredibile. Io lascerò così, ragazzi, se non faccio più uscire video. guardate, pekka gran cavaliere, pekka gran cavaliere, pekka gran cavaliere. Io non so più che cosa fare a questo videogame.
Va bene. Nel frattempo abbiamo fatto un macello di danni a sinistra, quindi direi che è GG, ok, cicliamo gli scheletrini che il prossimo è il tronco, nice. E facciamo fare un bel giro tondo a quello, sicuro la tornado, perché guardate, ormai li sono a memoria i deck di questi, sono tutti uguali. Ho già visto fare questa giocata non so quante volte nel giro di 2 giorni. E va bene, ok, andiamo di bombarolo, fantastico, intanto abbiamo difeso tutto. E ho pronto un'altra trivella, io direi che la gioco, perché secondo me lui per mettere quella tornado stupida si è mangiato un botto di Elisir. Ok, buono. Vai spiritello, congelami anche il drago, ok, di poco, va bene. Non male i danni. Ok, tra l'altro qua siamo contro il draghetto elettrico. E infatti stavo giusto dicendo, non mi sorprenderebbe se abbia anche Goblinstein. Va bene, allora qua facciamo tronco. In teoria lo scienziato dovrebbe morire qua. Provo a tirare la mia terza, vediamo se riesco. Nice, fantastico. Oh sì, potevo mettere quegli scheletrini sullo zombie effettivamente. Vabbè, ne sarebbero morti soltanto due. Magari mi difendevano un pochettino prima Goblinstein. Vabbè, vabbè. L'idea c'era, ok, lui va di pecca di là, io faccio così, vado anche di spiritello perché secondo me lui va di cavaliere qua e attivo l'abilità, fantastico, bello il predit. Ok, in teoria, ok, non muore il cavaliere però in teoria non lo dovrei difendere, questo è l'importante. Qua facciamo fuori il cerbottaniere, vediamo se mi usa la tornado, fantastico, questi scheletrini non li toglie, oh, però potrebbe avere frecce. Vediamo un po', ok, fantastico. Facciamo così. Facciamo così. E in teoria con un tronco dovrei aver difeso. Terza torre, dammi una mano. Cavolo, per poco. Vabbè, fa niente. Si è portato in pari. Ok, allora qua prendiamoci la veleno sullo scienziato, così non devo difendere troppo quel coso. Facciamo cannone difensivo. Tanto lui non mi sembra abbia win condition al di fuori di Goblinstein. Aspettiamo che il cerbottaniere salga. E ok, facciamo fuori praticamente tutto. Ok, buono qua. Facciamo così. Quel pecca dovrebbe fare il giro tondo. Fantastico. Ok, andiamo di... Ok, bello il tempismo. Facciamo 1 e 2. Andiamo di scheletrini anche a destra. Ok, mi è laggato un attimo il video. Facciamo così, ok. Lui spreca una freccia incredibile. Gli facciamo la torre di sinistra e vediamo se riusciamo a fargli anche quella di destra. Di poco, di poco, di poco. Comunque, bellissima partita. Andiamo con la prossima. Eccoci qua, raga. Siamo contro, non penso di leggerlo. Ed è la penultima partita del video. Molto bene. Allora, cerchiamo degli scheletrini, così che arriviamo prima alla Evo. Ok, cavaliere nero, antipatico, contro drill, come al solito. Facciamogli fare il giro tondo, vediamo se funziona. Non è un'interazione che non ho mai fatto, vediamo. Ok, sì, lo prende benissimo. L'importante è che adesso non vada a caricare sullo scienziato, questo è importante. E intanto ho notato adesso che questo ha cacciato un MK così dal fondo. E raga, io non so veramente cosa farci. Oh, attiviamo l'abilità, dovrei far fuori lo scienziato, vediamo se riesco a fare in tempo. Mi sa che non mi serve anche il tronco. No, non mi serviva il tronco. Vabbè, ok. No problem. Di nuovo contro MK. Quello devo far dashare. Che sfiga. Facciamo un tronco. Non dovrei aver preso troppi danni. Però si è portato in netto vantaggio. Vabbè, fa niente. Più che altro matchup è complicato perché lui ha cavaliere nero e MK su drill. Quindi mi sa che la mia win condition del match sarà appunto Goblinstein. Guardate qua. Cioè, raga, io non so che cosa dire, veramente. raga, ok. Cioè, non posso non far uscire video perché trovo soltanto questi qua. Non so veramente cosa fare. Allora, qua lui è letteralmente a zero di Elisir, quindi faccio così. Spero sprechi gli incantesimi. Così che io vada di scheletrini e buona. Vediamo se fa qualcosa. Intanto buonissimi danni a sinistra. Ok, nice. Ok, quelli li deve difendere. Vero? C'ho la scarica. Ok, buono a sapersi. Non so perché non l'abbia tirata sul pecca. Io sarei andato in crisi in maniera eclatante a difendere quel pecca, però meglio per me. Ok, allora lui ha aspettato di arrivare a 7 per mettere l'MK, quindi io vado di drill a destra, dovrebbe aver poco Elisir per difendere, però adesso ha iniziato il per 2, che sfiga. Ok, buoni danni sostanzialmente qua. Cerchiamo di non far dashare al cannone l'MK. Facciamo così. Guardate, tutti con la stessa giocata. Mamma mia, che fastidio. Allora qua andiamo di
Poison, facciamo spiritello di ghiaccio, facciamo tronco, facciamo anche bombarolo, non vorrei prendermi troppi danni. Ok, nice. Ok, probabilmente la torre di sinistra ce la fa. Speriamo di riuscirne a farne due. Allora, andiamo di cannone. Facciamo così. Facciamo così. Ok, intanto la torre di sinistra gliel'abbiamo fatta. Facciamo Goblin Stain. Ok, buono. Così intanto va a difendere anche la lane di sinistra. Facciamo così, perfetto. Facciamo anche scheletri in evo. Attiviamo l'abilità dello scienziato. No, il mio scienziato è morto e deceduto, quindi non posso attivare assolutamente niente. Però, buono, il tempo è stato a nostro favore. Non so se avrei mai recuperato questa partita. Eccoci qua, ragazzi, ultima partita del video. E spero che non sia contro MK e Pekka, perché mi sono un po' rotto le palle. Ok, torre del cannoniere, quindi dubito abbia difese grosse. Come Pekka e Gran Cavaliere, speriamo. È buono, ok. Scarica, vado di tronco. Lui non fa niente. Allora vado di drill e forse anche spiritello di ghiaccio. Così intanto ciclo la Evo. Ok, boscaiolo e mongolfiera. Ok, andiamo già di Goblin Stain così che iniziamo a difendere la lane. Esattamente. Ok, allora ho paura della gelo, quindi metto comunque cannone. E aspetto che quella torni in lane per attivare l'abilità. Facciamo bombarolo nel frattempo. Ok, nice. Abbiamo difeso. Oh, ok, bellissima la sua giocata. Glielo diciamo magari anche. Bravo. Ok, bellissima tornado. Ok, sì, questo è il deck che sta girando adesso con Boscaiolo, Mongolfiera e Mago di Ghiaccio. E quello lì, esatto. Potrei farci un video con questo in realtà, ma è un deck interessante, ovviamente, fortissimo. Vabbè. Ok, ora mi aspetto che lui pushi. Quindi facciamo così. Così facciamo anche scheletrini. Perfetto, andiamo di veleno. E non ha più l'esir qua. Lui giocherà la gelo più bello di tutta la sua vita. Forse no. Ok, forse sì. Andiamo subito di drill perché lui dovrebbe avere poco l'esir. Mi sa che gli metto anche un bombarolo. Ok, bombarolo, bombarolo. Ok, nice. Non dovrebbe aver frecce. Ah, scarica, infatti. Ok, qua arrivano. Arriva una bella hit di bombarolo. Ok, non penso che sia così brutta la situazione. Perché lui sicuro non la to. Ok, mamma mia, ragazzi, che palle. Ok, va bene. Lui non ha la to. Lui ha la tornado al 14. Ok, raga. Chance. Pushiamo a sinistra. Pushiamo a sinistra, deve per forza difendere ancora a destra. Ha sprecato un botto di elisir. Qua andiamo con un bel push a sinistra, raga. Abilità. Ok, arriva in tempo. Quello dovrebbe scomparire lì. Ok, nice. Muore anche il mago di ghiaccio. Ok, gli abbiamo fatto fuori un bel po' di elisir. Qua è il momento di fargli la torre a destra. Mi prendo, mi sa, anche l'avveleno perché non voglio rischiare. Ok, forse ho sprecato troppo. Va bene, però guardate intanto i bei danni che gli abbiamo fatto lì. Allora, facciamo così. Aspettiamo che spawni la drill. Forse non l'ho fatto in tempo. Che peccato. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok. Eh sì, amico, hai buttato una partita nel cesso. Va bene, qua, abilità. Buono. Facciamo fuori subito quella mongolfiera prima che faccia gelo stupide. Ok, nice. Facciamo così. Ok, perfetto. Bomba via. Quindi andiamo di scheletri in evo. Ok, niente, la tornado non dovrebbe farli fuori. Buono. Ok, nice. Andiamo di 1 e 2. Andiamo di poison. Ah, che peccato che ha messo lì quel mago di ghiaccio. Per un pelo il mio bombarolo non faceva il delirio. Ok, allora, prestiamo attenzione un attimo. Andiamo a mettere la drill. Andiamo a tankare la drill con Goblin Stain. Bruttissimo il suo pack, attenzione. Qua i goblin dovrebbero attaccarsi a torre. Raga, qua è GG. Ok raga, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti, commentatemi in tanti per favore e noi ci vediamo domani, bye bye!